Oggi Fanpage è sul lago di Lecco per raccontarvi una storia particolare, quella di Andrea. Non ha neanche 22 anni e ha deciso di dire basta con il calcio professionistico. Andiamolo a conoscere meglio e andiamo a conoscere meglio la sua storia. Sono Andrea, 21 anni, professione ex portiere. Sono un portiere vecchio. Ho cominciato a 5-6 anni. Ho iniziato nella squadra del mio paese, ecco, in un oratorio. Almeno lui non c'ha questi problemi. C'è una bella bocciofila. Io ho giocato su 90 partite più o meno in Serie D e ho giocato metà campionato in Lega Pro. Sono deluso per come è andata appunto la situazione. Pensavo che con le regole appunto un giovane calciatore avesse dei vantaggi, però c'ha dei vantaggi inizialmente e poi si trova molti appunto nella mia condizione. Parlando prima con i miei genitori ho detto guardate basta, ho deciso di non continuare questa vita. Sono penalizzato perché in Serie D sono considerato ormai vecchio da 2 anni pur avendo 21 anni. In Serie C quest'anno hanno messo la regola di questi under 94 e praticamente le società decidono di puntare su un primo portiere con esperienza dell'80, 81, 82 e un secondo portiere magari che esce da un settore giovanile di Serie A, di Serie B del 95, 96, 97 e via dicendo. Su questi giovani praticamente le società ci lucrano. Esatto, è così come vanno le cose. Mi hanno detto sono troppo giovane per fare il primo e sono troppo vecchio per fare il secondo. Visto com'è il ruolo del portiere, ruolo di merda. Con i tempi di crisi che ci sono adesso le società non spendono più quello che spendevano qualche anno fa. Comunque sì, al minimo in Lega Pro è 1200 euro e uno non dico che può viverci una vita, però ci può vivacchiare, cioè devo pagare per giocare, non mi sembra neanche il caso, ecco. Io sinceramente ho un po' abbandonato questa voglia perché comunque sia non ne vedo un'uscita. È brutto da dire, però l'unica cosa che posso dire è che avevano ragione anche su questi miei genitori a continuare gli studi e non lasciare mai l'università. Prima, secondo me, c'è l'aspetto economico che vale molto di più, poi la meritocrazia può arrivare in un secondo momento. Sinceramente è proprio il sistema, ecco, che non è giusto. Dare la colpa precisa non mi sembra giusto perché è un po' tutto il sistema calcio che va rivisto. Ma penso che ormai da nessuna parte ci sia meritocrazia, ma bisognerebbe cambiare la mentalità delle persone, però non penso sia così facile, ecco. Girano sempre le balle quando ti siedi in panchina, che sei in Serie A o sei in terza categoria. Un futuro più stabile, sicuramente trovando un lavoro, ecco. Se proprio non arriva l'esperienza all'estero, mi piacerebbe trovare un lavoro e vivere la vita che fanno tutti. Non c'è richiesta tanta di lavoro, però nel mio piccolo mi sto dando da fare, ecco. E nel curriculum cosa scrivi? Nel curriculum scrivo che ho giocato a calcio per 5 anni e mi sto appoggiando soprattutto in aziende di amici in cui mi possono conoscere per quello che valgo, per la voglia di fare, ma in aziende normali non penso se mi prendano in considerazione. Vabbè, avendo minoraia forse probabilmente ero in qualche squadra tipo Paris Saint Germain. Lavorare 2 ore e prendere dei bei soldi non piacerebbe a tutti piuttosto che andare 8 ore in fabbrica. È chiaro che dico a tutti di continuare a giocare a calcio e sperare nei propri sogni, ecco.